Capito che ti devo fare la nota, la prego. Sciabolette, è iniziata la scuola e credo che sia giunto il momento di andare. Anche se è mattina presto, ma d'altronde questo è il giorno adatto per la scuola. Ehi, Violet. Ciao Violet. Stavo chiudendo la porta. Ma scusa, okay, sei pronta? Sì, tutto bene, ma Ivy? Che fine ha fatto? Non lo so, non si è svegliata, mi sa. Sai che cosa? Non mi sa che non sapeva che iniziava la scuola. Però insomma, non vorrei rompere le scatole. No, aspetta, andiamo a chiamare, assolutamente. Cioè, come fa a non sapere della scuola, sciaboletta? Aspetta, vediamo se la porta. Non lo so. Ivy, la camera di Ivy non entrare. Apri la porta. Non si apre, mi sa che ancora sta dormendo, sciabolette. Te l'ho detto. No, vabbè, non ci posso al massimo credere. Arriverà in ritardo, no? Gli ho lasciato un bigliettino. Va bene, ok. Al massimo arriva in ritardo, tu dici. Beh, speriamo, cacchio. Quando è che... Quanto... Cioè, fino a quanto ore dorme lei? Non lo so, magari sono, va a dormire alle 4. Sono alle 8 meno 10 in questo momento. Cioè, lei alle 4, alle 6, alle 2. Oh mio Dio. Ciao ragazzi. Ciao Lucco. Almeno tu te lo sei pure ricordato. Mamma mia. Ma perché scuola? Li tenete in mano poi gli zaini e non nella schiena? Cioè, ok, perché... che siamo vicinissimi. Però sì, ma mi si rovina l'outfit vuoto. A me. Mica posso. Ma vai, ma cosa se ne deve fregare dell'outfit se stiamo andando a scuola? Scusami. Mi importa. A me mi rovina le spalle perché. Perché? Sì, vabbè, andare. Perché hai la contusione all'avambraccio sinistro. Sì, perché ho sbattuto. Sì, perché per i muscoli. È vero. Che cosa hai detto? Sei un cazzo di tiro lo zaino. Prendi, ecco. Ma non c'è nulla lì dentro, ma è vuotissimo. Che cosa c'è? L'aria che ti respiri tu. Sì. Perché il primo giorno non ci sta niente dentro. Per questo lo prendo con un dito. Perché sono fortissimo. Ok, va bene. Non c'è nemmeno sta andando Aerox, a fare... vero? Sì, è vero, no. Ma neanche lui se n'è accorto che già è scuola. Ma perché non se n'è accorto ancora nessuno che è scuola? Mamma mia. Vabbè, non hanno avvisato effettivamente nel sito. L'hanno scritto solo una volta. Ho capito, però, perché mi sembra impossibile una cosa del genere. Nel senso che si sarà dimenticato. Vabbè, ok, proviamo. Intanto andiamo a scuola. Vedi che le porte sono chiuse. Eccoci, ma andiamo. Ma l'ha appena aperto. Oh, dov'è la aperta io adesso. Questa è la nostra classe. Salve, professoressa. Buongiorno, prof. Buongiorno, ragazzi. Possiamo accomodarci? Okay. Sì, sedetevi. Mi sentite? Mi sentite bene? Sì. Ho risolto il mio problema alla voce. Ah, veramente? Cioè, in realtà è sempre la stessa. Vabbè, comunque. Ci fa piacere. Allora, sì, un attimo, anche a me fa piacere. Vado a chiudere la porta, prof. La chiudo. Ok. Siamo solo noi tre avete perché avete portato tutto, avete fatto i compiti delle vacanze. Compiti delle vacanze? Ma lei non ha lasciato compiti delle vacanze, professoressa. No, aspetta, ma che compiti? Ragazzi, appunto, voi ne sapevate qualcosa? No, assolutamente no. E inoltre, prof, questo è il primo anno che stiamo facendo in questa scuola. Stavo scherzando, era una battuta. Ok. Siete pronti? Oggi fisica quantistica. Cosa? Fisica quantistica? Aspetta un attimo, ma non è un argomento di quarto anno questo? Quindi? Io posso fare quello che voglio nella scuola, no? Ho capito. Va bene, ok. Non si preoccupi. È facile. Faccia si pure, può fare. Faccia pure. Non. Ok, allora. Spreezer, quanto fa 8x3? 8x3 è 24. Sbagliato. Cosa? 8, 16, 21. 28. 8, 16, 21. Ok. Siamo sicuri. Ok. Non lo so. Trucco. Sì. Sto ti chiami così tu con i quattro occhi. Sì. Per te ho una domanda. Quanto pesa il sole? Il sole? Oh, quanto pesava? Non mi ricordo. Tipo, era, se non sbaglio, 22 miliardi di tonnellate. Sbagliato. E quanto era? E tu, giovane, come ti chiami dai capelli blu? Non mi risponde. Ok, per te ho una domanda un po' più semplice. Quanto fa 1 più 1? Cosa? Cosa? Perché hai chiesto quello? Ma 1 più 1 fa 2. Giusto? Sì, giusto, brava. Wow, abbiamo la migliore della classe. Io odio questi professori. A me i voti bassi mi fanno venire aria allo stomaco. Ma cosa? Mi hai fatto una pernacchia. No, prof, sto male un po' di sto. Mi hai fatto, l'ho proprio sentita, una pernacchia. No, assolutamente, prof, non me la permetterei mai. Sì, la pernacchia non sarà messa. È inammissibile. Ok, mi scusi, non le farò più. Fuori. No, come diceva. Nell'angolino. Alzati, vai nell'angolino. Ok, proprio mi scusi. No, che smetti di fare la pernacchia. Prof, sto male di stomaco, posso? Lo so benissimo che stai mentendo. Non ti so parlare più. Mio Dio, fammi aprire la porta. Devo andare a prendere i fazzoletti.
Fai proprio schifo. Mamma mia, raga, mi sa che ho sgommato. Anche a te piace fare la cacca? Se sì, mi raccomando, lascia like, iscriviti al canale e soprattutto attiva la campanellina delle notifiche, così da non perdere alcun mio video. E soprattutto seguimi su Instagram se ancora non lo fai. Dai, fanne altri, se hai il coraggio. Sei uno sfigato. 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 Ok, ehi, ehi. Vi sento da qua fuori. Fate silenzio. Sì. Tu? Mi scusi. L'hai smessa di fare le pernacchie? Sì, mi scusi, prof. Ho finito, credo. Ecco, continuiamo. Allora. Dicevo, tu ragazzo laggiù. Sì. Come l'avete chiamato? Sfigato. Tu, sfigato. Ah, sì. Prima dell'albero, che cosa c'è? Il legno. Cosa? Sbagliato! Sbagliato! Non lo so cosa c'è prima dell'albero. Prima dell'albero. Che cavolo. Non lo so. Il seme prima dell'albero. Ah, poi sì. Cresce e diventa un albero. Ah, ok. Ignoranti, ma dove... che scuola elementare avete fatto voi? Abbiamo fatto. È normalissimo. Prof, posso andare in bagno veramente? C'è un po' di aria allo stomaco. Ma come? Ma come in bagno? Secondo te sei nell'angolo degli sfigati e adesso ti faccio dover andare in bagno? Prof, non lo so, vuole che faccia la cacca qua? Vai in bagno e torna subito. Oh mio Dio, mi sto facendo la cacca di sopra. Dov'è il bagno? Non c'è nulla, è una stanza vuota. Mi sa che devo farla fuori, tanto non c'è nessuno fuori. Non ci dovrebbe essere nessuno fuori. Dove la faccio? Dove la faccio? Qua, in mezzo alle frasche. Ah, a posto. Ah, perfetto. Ora sì che ci siamo. Mamma mia, la lascio tutta lì. Al massimo poi mi pulisco con le mutande. L'importante però è che non si sente la puzza. Ah, mamma mia, meno male. Proprio era quello che ci voleva. Adesso devo fare uno scherzetto a loro. Ehi, ehi, tu. Ehi, guarda qua. Ci sta sperimentando. Mi avete capito? Sì. Io sono fuori e tu no. Io sono fuori e tu no. Ciao. Ciao. Ehi, becca di sto sedere, becca dello tutto. Quindi, abbiamo detto, per lunedì... Sì? Ehi, Violet! Dovrete fare questi compiti. Ciao! Guarda qua. Oh, oh. Che c'è, Violet? Che cosa hai visto? Quello in quella finestra? Della finestra? Che cosa c'è in quella finestra? No, nulla! Ragazzino, torna subito dentro! Ok, mi scusi. Arrivo. Oh, il cacchio. Oh, che figura del cavolo che ho fatto con la professoressa. Eccomi qua. Fermati, non puoi entrare. Devi prima rispondere a un mio indovinello. Ok, va bene. Questo indovinello, se lo saprai, dipenderà tutta la tua carriera scolastica, chiaro? Sì. Ti farò una nota così grande. Oh mio Dio. Che non potrei tornare quasi più a scuola. Va bene, ok, mi dica. Di che colore è il cavallo bianco di Napoleone? Aspetti, prof, mi sto pulendo. Ecco. Allora, il cavallo bianco di Napoleone. Ovviamente tutti sappiamo che è bianco, no? Sei stato intelligente, va bene. Okay, tornatene nell'angolo degli sfigati adesso. Sì. Ah, ecco qua, mamma mia. Aspetti, in mezzo alle mattonelle, fra una mattonella e l'altra, che forse è meglio. Ecco qua. Mi sto pulendo il sedere. Mi sto pulendo, porca miseria, non lo sai. Vi siete lavati prima di venire a scuola? Che cos'è questa striscia di... Ecco qua, perfetto. Chiede allo sfigato. Ehi, ancora questa domina. Ma sono le tue tracce? Dove portano queste tracce? Portano proprio... Non portano nessuna parte, bravo, portano alla... Ma portano proprio... Al calderone pieno zeppo di soldi dell'ognomo. Io come la come la capito che ti devo fare, no, una nota. No, la prego, la nota, no, del Parlamento. La nota, no, la prego, non voglio farmi riconoscere già così. Io non sono così. E che cosa è successo il primo giorno di scuola? Mi prendi in giro? No. Esci dalla classe? È che non ho risposto alla prima domanda in maniera corretta. E quando non rispondo in maniera corretta mi viene il mal di pancia, inizio a fare la cacca e a aver mal di stomaco. È maleducazione fare la cacca in classe, te ne rendi conto? Basta, no, appunto, me la sono andata a fare fuori la cacca, non qua. Che cos'è questa sotto i miei piedi, allora? Non ho trovato carta igienica! E ti pulisci sulle mattonelle della classe! E vabbè, poi ho detto, basta il tizio per pulirle!
bidello. Io non ho parole. Che cosa dovrei fare? Dovrei andare a chiedere al preside. Non chiedo niente al preside. Io sono suo fan. So benissimo che lei ha un profilo Instagram molto di successo. E sono suo fan. Potrebbe farmi un autografo qua. Oh, lei è un mio fan. Quindi. Sì. Ah, lei è un mio fan, davvero? Sì. Oh mio Dio, davvero? So che lei è una super mega modella che però nel tempo libero fa la professoressa, lo so benissimo, e quindi... Te ne sei accorto? Sì. E sono andato a cercarla, Dio, forse non dovevo, però sì. Faccio subito. Io l'ho dato, sì. Oh mio Dio. Ecco così come si ragiona, questo ma è business. Ma cavolo, ma non puoi andare così. Chissà perché la segue, è zozzo. Allora sono anch'io suo fan. Sua fan. No. Che cavolo, glielo dico anch'io adesso. No. Va bene, prof. Prof. Può farlo anche a me l'autografo, anch'io sono sua fan, sa, quindi... Oh mio Dio. Anche a me, per favore. Ma incredibile. Mi fa in classe, no? Sì, vabbè, raffè. Grazie mille. Ha fatto successo, stesso possiamo studiare. Avresti potuto dirmelo subito. No, ragazzi, ma che studiare? Voi adesso state qui? Io vado a prendervi un paio di me. Oh no. Ah, è finita. Vabbè, ragazzi, ci dobbiamo vedere domani. Va bene, però. Potete dirmelo subito. Mi spiace ancora per la cacca, per le mattone alle dica o qualche suo collega di pulire. Figurati tutti per i miei fan, anche i muri la prossima volta. Ok. Buona giornata, arrivederci. Sbrillo zaino. Vero. Sì. Che sfigato. Oh, tranquillo. Sì, raga, la prossima volta allora porto la cazzuola che tipo inizio a smurare tutti i muri di merda.